Tra i tanti attrezzi e utensili indispensabili per chi ha un giardino o un po' di campagna, il decespugliatore è sicuramente il più importante. Lo vediamo in questo video dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. In questo articolo volevo vedere insieme a voi le caratteristiche principali, le differenze tra i vari decespugliatori. Ne esistono sul mercato di svariati modelli, a scoppio, a batteria, elettrico, carrellati, a zaino e quant'altro. Vediamo i pro e i contro di tutte le categorie. Questo video nasce per cercare di consigliarvi cosa non fare se state pensando di acquistare un decespugliatore nuovo. Qualche anno fa, quando di colpo mi sono trovato con 13.000 metri quadri di campagna, ho pensato bene di acquistare un decespugliatore cinese multifunzione. Questo è stato uno dei miei più grossi errori e più avanti vi spiegherò il perché. Prima di vedere cos'è e come funziona un decespugliatore, dobbiamo parlare dei dispositivi di protezione individuali. Questi si compongono in occhiali protezione, guanti di lavoro, cuffie antirumore, scarpe antinfortunistiche, ma soprattutto la visiera e, se non avete dei pantaloni robusti, i gambali. Per esperienza posso dirvi che la visiera è la cosa più importante da mettere quando si usa il decespugliatore. Personalmente, sotto la visiera metto anche gli occhiali da lavoro. Perché se è vero che la fortuna è cieca, ma ricordatevi che la sfiga ci vede benissimo. Se vi posso dare un consiglio sulla visiera, non comprate quella con la visiera di plastica perché tende a graffiarsi ed appannarsi. Prendete quella in rete d'acciaio perché è migliore e costano più o meno uguali. Prendiamo il decespugliatore. Il decespugliatore è un attrezzo che serve per tagliare l'erba e piccoli arbusti. Anche se nell'orto è poco utilizzato, vi sono però occasioni dove solo questo utensile può essere adoperato, come ad esempio per tagliare l'erba che cresce lungo i bordi delle aiuole o a ridosso della rete di recinzione dell'orto o laddove il tosaerba non riesce ad arrivare. Ovviamente, se parliamo di campagna aperta, di un frutteto o di un uliveto che vogliamo lasciare inerbiti, anche se nessuno ci vieta di pulire col decespugliatore, vi sono attrezzi molto più efficienti per fare più lavoro in meno tempo. Penso alla barra falciante, al tosaerba o alla trincia. Quindi, tornando al decespugliatore, vi sono sostanzialmente tre tipologie: elettrico a 220, quello col filo, a batteria e a scoppio. In questo video darò alcuni cenni per quanto riguarda le motorizzazioni elettriche e approfondirò l'argomento su quelli dotati di motore a scoppio. Escludendo quelli a corrente a 220 volt, esistono dei decespugliatori elettrici a batteria ed a scoppio anche in versione multifunzione che vedremo più avanti. Tutti i decespugliatori hanno alla base la possibilità di montare una lama, due o tre sezioni, per tagliare i polloni, piccoli arbusti, canne, eccetera. E hanno la possibilità di montare una testina munita di filo di vari tipi e dimensioni, con la quale si taglia ovviamente l'erba. Tra l'utensile di taglio, che può essere il disco o il filo, ed il motore troviamo la coppia conica e l'asta, al cui interno ruota l'organo di trasmissione del moto, generalmente un filo d'acciaio, che porta alla rotazione del motore, alla coppia conica e quindi all'organo di taglio. Diamo uno sguardo alle testine, quelle col filo. Ne esistono sostanzialmente dei tre tipi: fisso, manuale e batti e vai. La testina portafilo fissa è realizzata generalmente in alluminio, al cui interno si infilano manualmente da 1 a 4 spezzoni di filo, che fuoriuscendo da entrambe le parti raddoppiano la superficie di taglio. Personalmente l'ho usata per un paio di stagioni, era la mia preferita, fino a quando non ho scoperto poi la testina batti e vai, che vedremo dopo. Ho provato anche la testina portafilo manuale, era molto comune prima dell'avvento della batti e vai. Non ha la regolazione automatica dell'uscita del filo, quindi bisogna fermarsi, svitare leggermente il dado, far uscire il filo. Insomma, non è comoda, costa veramente poco, ma io ve la sconsiglio. E ora arriviamo alla testina batti e vai. Quella che vi mostro della Active è un sistema di caricamento agevolato e velocissimo. Si infila il filo all'interno senza aprire e smontare la testina, è molto comodo. Farò poi un video più avanti su questo perché ce l'ho. Il sistema batti e vai è molto comodo perché nel momento in cui il filo si rompe o si è consumato, mentre ancora la testina sta ruotando, se la facciamo toccare per terra con la forza centrifuga della rotazione, si sblocca leggermente la molla e tenuta del filo e questo fuoriesce quel tanto che ci serve per continuare a lavorare.
In pratica continuiamo a lavorare finché c'è filo all'interno e questo è veramente una gran cosa, ve lo consiglio. La testina ovviamente si raccorda alla coppia conica e questo potrebbe essere l'unico organo meccanico movimento che ha bisogno poi del grasso al molibdeno ogni 20-30 ore di utilizzo. Vi lascio qua sopra il link del mio articolo e del video sulla manutenzione del cespugliatore in cui ne parlavo e vi facevo vedere come fare l'ingrassaggio. Adesso arriviamo al motore, può essere elettrico o a scoppio. Se parliamo del motore a scoppio, sono disponibili a 2 e 4 tempi, anche se al momento sono ancora più diffusi quelli a 2 tempi. A seconda della cilindrata abbiamo potenze che vanno da 0,75 kW a salire, anche fino a 2 kW, cilindrate comprese tra i 25 e oltre i 52 cc. Sappiate che se avete un decespugliatore a cui siete affezionati, magari perché ce l'aveva vostro padre o perché ve l'hanno regalato, e se il motore rotto non è riparabile, su Amazon esistono motori cinesi da 70, 80 euro, 90 euro, magari potete fare un tentativo prima di buttare via tutto. Ora affrontiamo un attimo il discorso sul decespugliatore elettrici a 220 volt. Questo genere di decespugliatori sono adatti prevalentemente per i fini dei bordi dei giardini e delle aiuole. L'utilizzatore tipo ha un giardino intorno a casa con comodi punti di allaccio alla rete elettrica. Dispongono di potenze variabili dai 400 ai 1000 watt, sono leggeri, maneggevoli e pronti all'uso e non richiedono ovviamente manutenzione sul motore. Questi decespugliatori a 220 volt costano molto poco, partiamo da 30-40 euro e li trovate ovviamente in tutti i brico, in centri commerciali, online. Ci sono anche marche note come Black & Decker che le fa un po' di tutti i prezzi e se volete qualcosa di un pochino più professionale ci sono quelli della Makita. Allora, vediamo i decespugliatori a batteria. Qui iniziamo a entrare nei decespugliatori del futuro. Al pari di quelli a 220 non emettono rumori se non il ronzio classico dei motori elettrici. Basta che la batteria è carica e loro lavorano. Sono dotati di una batteria agli ioni di litio con tensioni comprese tra 18 e 40 volt e correnti comprese tra 2 e 4 ampere ora. Generalmente le batterie sono a ricarica rapida. Un altro fattore a loro favore è che il peso difficilmente supera i 5 kg, quindi sono molto leggeri. Va precisato però che siamo sempre nel campo hobbistico, i prezzi sono però in rapida discesa e ne stanno favorendo la diffusione anche a chi prima utilizzava dei cespugliatori a correnti, quelli a 220, o a scoppio di piccola cilindrata, vista l'indiscutibile maneggevolezza e libertà di movimento che offrono. Ovviamente per quanto riguarda i decespugliatori multifunzioni ve ne sono anche di questi elettrici, oltre che quelli a scoppio, a un prezzo tutto sommato contenuto, siamo intorno ai 300 euro. Decespugliatori a scoppio. I decespugliatori a scoppio sono quelli che offrono maggiore versatilità, ne esistono con motori piccoli da 25 cc che concorrono a conferire alla macchina un peso di circa 6 kg, ci sono ad impugnatura singola e doppia, ma anche spalleggiati o a zaino. Ci sono modelli hobbistici ma anche professionali, con prezzi che partono dai 110 euro più o meno, sino ad arrivare ai 700 e oltre euro per i modelli professionali a zaino. Pregi e difetti. Tra i pregi ovviamente vi è la possibilità di utilizzarlo a tempo indefinito, basta aggiungere miscela. Se lo si acquista con un motore di potenza adeguati lo si può utilizzare anche per lo sfalcio dell'erba alta o cambiando la testina per il taglio di polloni, canne, eccetera. Per contro è rumoroso, emette gas di scarico e se è di grossa cilindrata è anche pesante. Ora qualche consiglio su quale decespugliatore a scoppio scegliere. La scelta del decespugliatore va fatta tenendo conto del luogo di impiego, della superficie su cui utilizzarlo e se vi sono situazioni particolari che possono far scegliere un modello invece che un altro. Vi faccio qualche esempio, sempre partendo dal mio errore. Il mio terreno si sviluppa sia in piano che in pendenza. Ho luoghi veramente scomodi, pieni di rovi e canneti. Oltre all'erba infestante che durante la stagione è molto piovosa, mi obbliga a tagliarla ogni 7-10 giorni. All'epoca acquistai al centro commerciale un decespugliatore multifunzione CMI da 25 cc. Fu chiaro fin subito che avevo fatto una sciocchezza, era sottodimensionato per le mie esigenze. Dopo 2 stagioni, infatti, ho fuso il motore e nel frattempo avevo perso plastiche, viti e quant'altro. 2 anni fa, invece, ho acquistato un oleomac da 52 cc usato, l'ho pagato circa 100 euro.
Ma credetemi, sono stati soldi ben spesi. La potenza a disposizione mi permette di tagliare erba altissima con due passate. Lavoro quindi meglio e più velocemente. Per contro è più pesante del primo e non è multifunzione, quindi non posso usarlo per potare gli ulivi. Ora mi permetto di darvi qualche consiglio su quale cespugliatore acquistare in base alla cilindrata e al lavoro che dovete fare. Se avete un giardino delle siepi da rifinire o pochissima campagna da tenere in ordine, se non volete acquistarne una batteria, probabilmente un decespugliatore sino a 33 cc di cilindrata, quindi dai 25 ai 33, dal giusto peso potenza potrebbe fare a caso vostro. Tenete conto che i decespugliatori da 33 ai 35 cc sono un po' il tuttofare, ecco, vanno bene un po' per tutto. Se invece avete esigenze diverse, vi consiglio il decespugliatore oltre i 33 cc, sono quelli da 50-55 cc. Questo se vi occorre più potenza, anche a discapito del peso. Vi mostro un paio di prodotti di questa categoria per farvi vedere le differenze. Qui abbiamo il decespugliatore a scoppio Stiga, l'SBC 200 5,2 è un 51,7 cc per 2 HP, molto potente, pesa 11,4 kg. Qui invece abbiamo l'Active Big 5,5 BTE2. Allora, l'Active fa paura, è un 51,7, c'ha 3 cavalli, quindi è il 50% di potenza in più e pesa un po' meno, 8,2 kg. Due parole solo su Active, è un'azienda italiana. Avevo visitato il loro stand all'EIMA del 2018 e mi aveva impressionato soprattutto per la potenza dei suoi motori, che sono un po' il suo cavallo di battaglia. Approfondite il discorso sull'Active se vi interessa perché fa dei buoni prodotti. Parliamo adesso dei decespugliatori multifunzione. Queste sono macchine molto interessanti per la loro versatilità, però il costo è molto più elevato. Per questo bisogna valutare attentamente se kit del genere fanno al proprio caso o meno. I decespugliatori multifunzione in genere permettono di smontare, accorciare o allungare l'asta per trasformarli in tagliasiepi e potatori, con altezze che possono raggiungere anche i 3 metri, compreso l'operatore. Un'altra categoria è il decespugliatore spalleggiato o a zaino. Quando bisogna lavorare in forte pendenza, magari per pulire zone impervie come i canali, le rive, eccetera, un decespugliatore spalleggiato o a zaino è la soluzione migliore, in quanto permette di distribuire meglio il peso spostandolo dalle braccia alle spalle. Attenzione però, il peso complessivo di una macchina del genere tende ad aumentare rispetto ai decespugliatori classici, quindi è una soluzione valida solo se si lavora in zone disagiate. Inoltre all'interno dell'asta ruota il cavo d'acciaio che porta la forza di rotazione alla coppia conica e questa va contrastata con la forza delle braccia. Anche qui ovviamente ci sono alcuni top, il top di gamma come questo dello Steel, l'FR460TC e FM che ha l'avviamento elettrico. È una comodità perché lo indossate e poi con un pulsante lo mettete in moto. Un'altra categoria sono i decespugliatori a ruote. Questi sono una via di mezzo tra quelli che abbiamo visto sopra, cioè a mano a zaino e di rasa erba. Attenzione a non confondere i decespugliatori a ruote con i rasa erba, soprattutto per quanto riguarda il luogo di impiego. I decespugliatori a ruote uniscono il vantaggio del taglio a lama o col filo con l'utilizzo di un motore generalmente più potente di quelli classici, il tutto munito di ruote. A loro volta, i decespugliatori a ruote si dividono in trazionati e da spinta. Personalmente tendo a non prendere in considerazione questi ultimi, quelli a spinta non li trovo comodi, soprattutto per un terreno non perfettamente in piano. Quindi prenderò in considerazione soltanto quelli trazionati. I decespugliatori a ruota trazionati possono essere utilizzati per lo sfalcio di erba anche molto alta, generalmente possono montare testine col filo o a lame, diventano quindi una sorta di sfalciatutto. Vista la trazione, le ruote alte possono essere utilizzate anche in zone impervie e molto più comodamente rispetto al decespugliatore classico. Per contro, tanta potenza e comodità ha un costo. Se per un decespugliatore a ruote non trazionato si spende fino a 500 euro, per un modello trazionato il costo può tranquillamente raddoppiare. Se mi permettete adesso vi do qualche consiglio su come si usa il decespugliatore. Una piccola premessa, sono tante le cause che concorrono a utilizzarlo in un modo piuttosto che un altro. La pendenza del terreno, il tipo di erba, se l'erba è bagnata o asciutta. Quindi prendete un po' questi miei consigli come un pourparler, ecco, poi ognuno dovrà adattarli alle proprie esigenze. Allora, il decespugliatore va utilizzato con i dispositivi di protezione individuali che vi ho indicato prima. La sua pericolosità consiste nella possibilità di proiettare a lunga distanza e con grande velocità sassi, pietre e ciottoli che incontra sulla propria strada. Se dovete tagliare dell'erba alta fino a 30-40 cm,
tenendo conto delle indicazioni generiche che vi do e della premessa che vi ho fatto prima, parliamo del mio decespugliatore che ha circa 2 cavalli di potenza, con erba asciutta e filo da 3,3 mm. Io fino a questa altezza l'erba la taglio con una sola passata, mi muovo da destra a sinistra, cerco di sentire lo sforzo del motore. Se questo cala troppo di giri, posso fare diverse cose per ovviare al problema. Posso accorciare il filo, mi muovo più lentamente oppure entro meno in profondità nel movimento di taglio. Con erba alta oltre i 50 cm, e se la stagione è piovosa capita spesso, effettuo un doppio taglio. Nella prima passata taglio a metà altezza, nella seconda passata di ritorno abbasso la testina e taglio rasoterra. Se si è in pendenza, bisogna fare in modo che l'erba tagliata cada verso il basso, così che non finisca sull'erba ancora da tagliare. Quindi si taglia dal basso, da discesa verso l'alto. Su decespugliatori di una certa potenza, si possono mettere, accessori diversi, ve ne elenco qualcuno. Questi si montano al posto della testina col filo, servono generalmente per tagliare arbusti di diametro di 1-2 cm, canneti, polloni degli alberi, per esempio quelli degli ulivi, ma anche per rifinire i bordi delle siepi, no, ne vediamo qualcuno. Il macinone, questo sarà il mio prossimo acquisto. Il macinone è un disco per decespugliatore ideale per distruggere e macinare rovi, canneti e sterpaglie. Un altro attrezzo utile per chi ha alberi da frutto è lo spollonatore reciprocatore. Questo è un disco utilizzato per lo più dai professionisti del verde, serve a tagliare i polloni delle piante, ulivi, noccioli e quant'altro, senza rovinare la corteccia del tronco, grazie ai distanziali di cui è dotato. Ci sono poi spollonatori reciprocatori che hanno il distanziale mobile, come quello di Valmas, vi mostro qui foto e video. Ovviamente, come detto prima, esistono le varie lame per decespugliatori. Ne esistono sia modelli a 2 che a 3 lame, servono per tagliare tutto quello che il filo non è in grado di fare, quindi rovi, canneti e quant'altro. Rispetto al macinone, però, tendono a dare qualche contraccolpo in più alla coppia conica, quindi bisogna fare attenzione e utilizzarli con cautela. Vi sono poi i dischi dentati, sono delle vere e proprie armi da guerra. I dischi dentati permettono di tagliare qualunque cosa gli capiti a tiro, soprattutto quelli di qualità, realizzati in acciaio con denti Nvidia. Temono davvero soltanto i sassi. Bisogna ovviamente fare molta attenzione quando li si utilizza, perché a differenza dello spollonatore può rovinare il tronco degli alberi non avendo il distanziale. L'ultimo accessorio che vi faccio vedere, sul quale ci sono commenti controversi, quindi ve lo mostro soltanto ma non mi esprimo, è la fresola zappetta da collegare al decespugliatore. La si collega al posto della testina originale e serve per smuovere il terreno con precisione intorno alle piante. Ora vi indico come conservare il filo del decespugliatore. Anche se pensiamo che il filo del decespugliatore, essendo costruito in plastica, non soffre di disidratazione, commettiamo un errore. Per non far spezzare subito il filo quando lo si utilizza, vi sono alcune accortezze da seguire per conservarlo correttamente. Il filo del decespugliatore va conservato in una zona fresca e riparato dai raggi solari. E soprattutto 1 o 2 giorni prima di utilizzarlo va immerso in acqua. Questa accortezza la troverete scritta su molte confezioni. Prima di chiudere il video, mi preme fare una precisazione: il video non è sponsorizzato da nessuno. Ho usato foto e spezzoni di video di aziende conosciute, italiane e non. Nell'info box qui sotto troverete tutti i riferimenti e i credits di tutti quelli che ho usato. È corretto dare anche a loro la visibilità e li ringrazio per avermi fornito il materiale. È tutto per questo video, spero che vi sia stato utile su alcuni punti che ho trattato. Se avete domande me le potete fare qui sotto, per quello che io ho fatto esperienza diretta vi rispondo volentieri, dove non so ve lo dico che non lo so. Se non siete iscritti al canale e volete iscrivervi vi ringrazio, se vi è piaciuto e volete mettere un like ve ne sono grato, se non vi è piaciuto mettete anche il pollice in giù, va bene lo stesso, almeno capisco un attimino come correggere il tiro su ciò che vi piace e ciò che vi piace meno. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.